grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Benvenuti a tutti, siamo appunto a Una città per cantare, programma ideato dalla Marco Frusteri Productions di Bologna. E da oggi cominciano le 5 puntate dedicate alle donne e siamo qui in compagnia di Barbara Vitali, dalla voce incredibile e non solo, cantante di tutto rispetto. Ciao Barbara. Ciao, ciao a tutti. Volevamo sapere da te appunto le esperienze più significative ad oggi che tu hai. Allora, l'esperienza più, penso, più importante e soprattutto più significativa che ho fatto è stata ad un concorso a Firenze sul Lungo Arno, dove una ragazza, che era praticamente una concorrente, dopo che ho finito di cantare è venuta lì da me e si è messa a piangere. Questa cosa mi ha fatto molto piacere ed è una cosa che mi spinge ancora oggi a continuare questa mia passione. Making a robot, walking off that glass. Here is so much trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no days of me. Trust to get a horror. Riguarda il tuo strumento preferito tra la chitarra e il violino e non solo, anche il significato per te che può avere la rappresentazione dei brani in inglese e in italiano.
Allora, diciamo che la chitarra sto iniziando a studiarla adesso, quindi è proprio una cosa recente. Il violino lo studio da un pochino di più, quindi a 3 anni, ed è una cosa a cui sono legata tanto. È soprattutto uno sfogo, come il canto. Io canto sia in italiano che in inglese, però preferisco cantare di più in inglese che in italiano. E del violino cosa ti ha proprio appassionato? Cosa ti ha fatto diventare il tuo strumento preferito? Ma quando me l'hanno dato come secondo strumento al liceo musicale ero un po' spaesata, anche perché non l'avevo mai visto e perciò ero un po' impaurita di tutto questo, però conoscendo e entrando in sintonia con questo strumento mi sono resa conto che è una cosa davvero fantastica e uno strumento davvero complesso ma allo stesso tempo davvero soave, è molto bello. E invece, quando devi interpretare un brano in italiano o un brano in inglese, proprio la differenza anche del tuo sentire? Beh, ovviamente alla fine, anche se l'inglese magari non essendo dei madrelingua a volte non si capisce, è comunque importante tradurre il testo in italiano e vedere quello che dice, perché alla fine quello che noi esprimiamo quando cantiamo è quello che sentiamo del testo, è la cosa più importante. To sleep at night, we are living through such troubled times, and every child never reaches out for someone to hold for one moment. Is good and no lovely, dying
cuoio cadono come palloni. Di fango io ricordo e di nebbia, di una bassa nebbia, di una bassa categoria, di chi gioca in periferia e sempre con la stessa compagnia. Chi non si ricorda il vecchio Pascutti, un nonno per tutti i giocatori, o i sorridenti guardaline di parte. A proposito di questo liceo, per quanto riguarda il genere musicale, cosa state facendo? Che cosa state sperimentando? Parla un po' di questo. Allora, noi al liceo musicale facciamo prettamente musica classica per tutti, in generale per tutti gli strumenti, e anche nel canto facciamo un'impostazione di canto lirico, quindi canto classico, però ci sono delle volte in cui facciamo anche canto jazz, e questa cosa insomma è abbastanza interessante perché si scoprono due generi musicali diversi e molto interessanti. Difatti, come ben potete capire da questo liceo, a volte si va anche in giro a portare la musica appunto lirica in teatri, giusto? Sì, esatto. Noi come liceo siamo andati in vari teatri, soprattutto quello più rinomato di Modena, il Teatro Pavarotti. E cosa avete portato lì? Ma prettamente musica classica e messe e cose molto, molto interessanti, e anche che comunque per un ragazzo e per noi ragazzi sono cose che si scoprono, perché adesso la musica classica non è più molto ascoltata dai ragazzi della nostra età. Fate anche opere? Sì, prettamente... opere liriche. Vuoi anticiparci qualcosa? Ad aprile avremo un concerto, noi del Liceo Sigonio, insieme alla Corale Rossini. La famiglia. Innanzitutto volevamo sapere il sostegno è proprio familiare, e cosa senti tu quando devi interpretare, eventualmente scrivere, interpretare, suonare, proprio il tuo sentire, e soprattutto in base alla famiglia, in base alle tue esperienze.
Allora, io sono davvero contenta di tutto quello che la mia famiglia fa per me, perché è un pezzo importante per la vita di un artista, l'appoggio che si trova nelle persone, che siano familiari o no. E sono contenta comunque di essere aiutata appunto dai miei genitori e dai miei amici, e sono anche contenta di essere una soddisfazione per loro e che loro siano orgogliosi di me. Sono davvero contenta di questo, e penso che senza la famiglia e senza l'appoggio non si vada troppo avanti. Abbiamo saputo da delle voci di corridoio che hai avuto importanti collaborazioni, giusto? Sì, giusto. Ho avuto una collaborazione con la casa discografica Silvius, che ha prodotto recentemente un mio brano inedito intitolato Il ritratto, e una mia cover, Più di così, e che sono adesso disponibili su tutte le piattaforme musicali, tra cui anche iTunes. Quindi, per l'appunto, questo brano eventualmente che è stato prodotto, possiamo invitare tutti a eventualmente a promuoverlo e allo stesso tempo scaricarlo su tutte le piattaforme digitali, quindi. Sì, esatto. Del tuo al mondo, tutti dicono è difficile, si va avanti sgomitando, ma il mio scudo sono i sogni, li userò contro di voi. Non capite mai che io voglio ancora crederci, respirare brividi e fare in modo che ogni giorno sia speciale per me, e non chiedere il permesso se ho bisogno di un abbraccio che tu. Adesso gli occhi lucidi è il linguaggio del mio cuore, a volte parla con le lacrime, ma spesso sceglie di tacere, e il mio scudo sono i sogni. Okay.
Parliamo quindi adesso di progetti d'ambizioni. Fermo restando che da oggi ufficialmente farai parte del tour di Una città per cantare. Sorpresa? Sì, a dire la verità sì, non me l'aspettavo. E mi piacerebbe tanto partecipare. Allora da oggi sei confermata, ufficiale. Grazie. Sappiamo che scrivi tanto, quindi perché non fare di questo un album? Sì, mi piacerebbe tanto nel futuro riuscire a produrre dei pezzi miei scritti da me. Ti confermo che sicuramente ci riesci, punto. Grazie mille, incrociamo le dita. Sappiamo che il tuo sito internet è www.barbaravitali.it. E oltre al sito internet che abbiamo appena detto, dove possiamo trovarti o come? Ok, io ho un profilo Facebook, Barbara Vitali, e mi potete trovare lì anche perché condivido video in cui canto, così magari lasciate dei commenti e se vi piace un pollicione in su. E niente, seguitemi anche perché a breve appunto inizierò il tour e ci saranno vari aggiornamenti, quindi speriamo che vada tutto bene. Incrociamo le dita. Adesso facciamo un saluto a tutti gli ascoltatori in modo molto molto diverso dalle solite puntate classiche. Quindi Barbara, cosa ci fai? La canzone del sole di Lucio Battisti. E vi lo salutiamo con questo brano. Thank you.
bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, e quindi mare, arrivederci alla prossima puntata. Tu eri chiaro e trasparente come me. Ciao.